Giacomo, Dimmi. vieni un attimo. Cioè, ho trovato Aspetta. una cosa strana. Cosa c'è? Esatto, c'è una specie di buco. Di buco? Arriva. Cos'è? Sì, è un buco strano. Cos'è? Non ne ho idea. È un buco profondissimo Ah, e il fondo ok. non si vede Allora, noi in neanche. teoria siamo nel mondo delle backrooms, come vi ho detto. Sapete cosa sono le backrooms? Sì, io sì. Perfetto. Allora, per chi non sa praticamente sono, questa è tipo una mega, un'altra dimensione, diciamo, con stanze infinite. Cioè, in realtà non è proprio infinito, perché la via di uscita si trova. Ma è tipo una creepypasta, veramente ci finisci, come quando nei giochi vai fuori dal mondo. Ecco. In questo caso noi abbiamo trovato l'entrata, perché ci sono vari modi per entrare. Tipo c'è l'entrata principale. Scusate, vorrei un secondo Vai, vai. approfondire una cosa. Circa, se non sbaglio, dovrebbero essere 600 milioni di quadrati, di Una ettari. roba, cioè, Quindi assurda. è tipo impossibile. No. Quindi io in realtà c'ho un po' di cibo, non è che sia messo tanto bene, quindi voglio vedere gli oggetti, perché mi ero messo a prendere un po' di legno, queste cose qua. Stavo In caso io ho un po' di pollo. controllando. Ok. Prendo un po' di Possiamo legna per prendere sicurezza. qualcosa nel frattempo, sì. Vai, Esatto, prendo un ne po' di prendo roba un po' prima di anch'io. entrare, così ci Io prepariamo. prendo un po' di fieno, faccio del Esatto. pane, non lo so, no, Vai, perché non vai, c'è vai. pietra. Anche perché non Posso provare. sappiamo se troviamo qualche cesto o qualcosa lì dentro. Ma più che Qualcosa altro dovremmo trovare, perché in teoria delle persone già ci sono state, no? i Quindi mob. dovremmo trovare. Ci sono dei mostri all'interno. Eh sì, cioè dovrebbero esserci tipo dei tizi strani, Allora, robe. tieni secondo Oddio. questi. Un po' Sono brutto. riuscito a fare soltanto questi per ora, vedrò di migliorare. Va bene, grazie. Allora, io nel frattempo, Allora. per essere sicuro, faccio tipo delle spade. Oh, in realtà ci diventa con anche questo robo Ma qua. riguardo Perché queste carico di roba qua, backrooms, eh? Guarda che allora, figata. Allora, riguardo. nonno, guarda cosa ti Sì. do. Vai. Tieni. Oh, ma che figata è! È una roba assurda. Era. Tipo, Guarda, che figata! poi facciamo, allora, sta cosa qua. Chi è che vuole la spada lunga? Raga, ce l'ho già, wait. Allora, diamo a Glory. Bene. Io ho la spadina corta. Allora, te ti do. No, Chi si questa, avvince la quella no. spadina corta? A me dammi, Allora, non a so, una Morgan diamo spada. questo robo qua. Tipo una No, lucina perché se ne sono. strana. Ok. E poi abbiamo. Ah, io mi faccio anche la mega scona qua. Immane. E poi facciamo la Battle Axe per Aleno. L'ho data a tutte le robe, Se no, faccio un pochino di pane, se posso. Ah sì, io devo fare del pane, aspetta, è vero, anche un Perché pane. io, allora, Ma io ho posso dare il pane un 25 di po'. pane. C'ho anche 3 di carne. Madonna, tieni Aleno. Avete preso Poi dell'alieno io la ieri? nonna. Io guardo un C'è secondo qua bisogno perché di sé, trovo grazie. qualcosa. Dietro te, nonno, non so dove vai. Devo prendere un po' di pietra che non si sa mai. Ah, capisco, capisco. Allora, comunque, riguardo le backrooms, no? Ah, tra l'altro una cosa, quest'ascia si può lanciare, non so se lo sapevi. Ah, davvero? C'è Comunque, l'ascia sì, di se gas? ti premuto tasto destro, la mia sì. Allora aspetta, no, Comunque, ma c'ho la tua, perché qua mi sa di no, vedi? queste backrooms, no? Io ovviamente dico soltanto per sentito dire, ovviamente non ci sono mai entrato, mai visto niente di che. Però mi sono informato e dovrebbero essere fatte da pareti completamente gialle e Ok. dicono che dentro ci siano mostri, ma non sono. Aia. Vabbè, allora dicevi, praticamente dentro ci sono tipo sti mostri. Sì, che dice proprio dice la piazza che se ti sentono non c'è modo di scappare perché prendi tipo si teletrasportano davanti a te e muori. Ovviamente non si sa perché non pensavo neanche che esistesse una creepypasta. Vabbè, allora se ci siete prendiamo, avete preso tutto, gli oggetti, Io ho robe. preso tutto in realtà, sono già Non so preparato. Perfetto, dimmi ho quanti sei, un Ale. paio di utensili. Vai. Io ho il minimo indispensabile. Allora, qualcuno ce l'ha un ferro perché ci dovrebbe. Ci avete un Ferro? secchio? No. Purtroppo no. No, è niente, bravo. Vabbè, dai, andiamo. Guardate questo flash perché qua quando Ma sapete sei che si proprio può sicuro? scappare. Cioè, siamo venuti apposta, nel senso. Ho Io capito, però. in realtà volevo Una entrarci cosa. con il metodo, quello dove tipo, ci soffocavamo con la gravel e poi finiamo, però questo mi pare pure un altro metodo carino. Ma cosa c'è nel fondo? Io non riesco a È vederlo. tipo un portale strano, mi sa che ti porta direttamente alle Oh backrooms. Madonna. Allora, aspettate, vado io per primo, poi vediamo un po' quello che c'è, dai. Vai. Mamma mia. Allora. Allora. Ok. Allora, io ci sono, proprio nel punto, cioè ci sono Entrato. gli stessi muri che c'erano lì e poi c'è il pavimento. Non c'è niente, ci sono delle luci, c'è tipo un rumore fastidioso. Però vabbè. Allora, non lo so, provate anche voi a venire qua. Proviamo anche noi. Let's Andiamo. Io vi aspetto qua dentro. go. Oddio. Dove siete?
Oddio, Liliane. Ma mi sa che oddio non siamo mio. Insieme, ragazzi. No, no, siamo come non siamo separate. Insieme? Mi sa no, no. No, no, ti prego. E allora? Ma ci dobbiamo trovare adesso, ci dobbiamo trovare. Sì, dobbiamo essere vicini però, Io non vi vedo, non vedo nemmeno i vostri nomi. No, non mi do le coordinate. Ah, io li vedo, li vedo. Vedo nomi di qualcuno. No, io non Aleno, ok, vedo Aleno. Qua chi è? Eccovi, ciao. Raga, dobbiamo cercare Morgan, allora. Esatto. Forse vi vedo. Dov'è? Ecco dietro. Siamo tutti. Oddio, per fortuna. Allora, in teoria noi dobbiamo, perché ci sono vari livelli di queste backrooms, quindi dobbiamo trovare il piano numero 2, questo è il piano 1. Però in teoria ci sono anche varie zone, sempre di questo piano, quindi prima di andare agli altri piani, che dobbiamo entrare dei portali, possiamo esplorare questo, magari. Ah, ok, va bene. Andiamo a vedere questo che cos'è, si può raccogliere. E questo dovrebbe essere il movimento del questo dovrebbe essere carta da parati, in teoria. Sì, esatto, wallpaper, si chiama esattamente wallpaper. Esatto. Ah sì, è vero. Allora. E cos'è questo suono terribile? Sono tipo le ventole, vedi, queste robe qua. Sono delle ventole, praticamente. La sera sono carpeggi. Ce l'ho io. Allora, tieni, te lo do. Allora, eccole qua, sì, proprio vento, vedi. La leggenda narra anche che dentro questo posto le persone si dimenticano chi sono. Cioè, dopo un tot, se non in qualche modo si ricordi chi sei o da quanto tempo ci sei, dimentichi chi sei e quindi ti perdi ancora di più. Ah, sì, sono tutte queste informazioni. Poi cos'è questo schifo verde? Cioè, che non è molto invitante. Ma infatti cos'è? Ma perché qua ci sono state altre persone, no? E quindi non voglio dovrebbe essere vabbè, lasciamo andiamo avanti. Ma qualcuno sa come si arriva alla via d'uscita? Esplorando il giro semplicemente. Sei a caso, non è che ma qualcuno è mai riuscito a uscire, Morgan? Perché allora da quel che dicono allora ti spiego il problema. In realtà no, però se si sa di questo posto, in teoria, qualcuno dovrà detto. Teoricamente, però, è vero, infatti. Di testimonianze no, però qualcuno se si sa di questo, ma questo? Questo? È il portale. Ah, diciamo il portale, cos'è? È il portale? Mi sa di sì. Noi siamo entrati con questo portale. Sì, ed è uguale anche, esatto. Allora, ma vogliamo esplorare prima di entrare? Esatto, magari vi segno le coordinate. Vabbè, basta che ci ricordiamo un po' la zona. Venite un secondo. Adesso uguale, qua dietro. Come cassa? Ah, ci sono un po' di robe dentro. Sì. Vabbè, prendiamo un po' di cose. Allora, prendetevi dei pezzi di armatura. Ok. Vabbè, io mi sono preso due pezzettini, per il resto fate voi. Io quello in pelle. Ma non mi fa più per la cassa? Ma è un buon uso? No. Oddio, regà. No, vabbè, non ci credo. Non può essere qua, raga. No. Non può essere anche qui, no, veramente, no, parola. Vabbè, da un sacco che non troviamo l'intruso, perché chiaramente non facciamo i video da un bel po', però mi sembra strano che lo troviamo di nuovo qua, cioè io non so che cacchio c'entri questa storia, però vabbè. Allora, direi di andare avanti, perché qua ci torniamo dopo. Io proseguirei di qua. Ma andiamo. Allora, qua c'è un'altra cassa. Allora, c'è del cibo. Cos'è sta roba Almond Water? Datemela un attimo, che capri l'altra. Ciao, io tieni. Allora, anche sembrerebbe una zuppa di sangue. No, ma la devo bere io, scusate. Prova. Soup. Io la bevo. Sì, vai. Prendi questa. Dai. Allora, perché di vari tipi, c'è quella raw, quindi è quella cruda. Anzi, prima bevi questa se ce la fai, che è quella cotta, cioè quella decente. Usiamo come cavia. Ma che ne so. Allora. Ok, cosa ti ha dato? Quella che mi hai dato adesso mi ha dato rigenerazione, resistenza. Io pensavo fosse una roba brutta, ma non è una roba buona. Buonissima. Ok, dammi l'altra, ma tanto sono sicuro. Dai, io sto esplorando un pochino dintorni. C'è un colore del quindi veramente. Ragazzi, sto esplorando un pochino nei dintorni. Ci vuole bere? Oddio, eccola. Infatti. Non so neanche che effetti ho veleno e fame. Vabbè, se hai fame, guarda, sono pieno di cibo. Ho trovato un vicolo cieco. Ah, bravo. Io sto cercando un pochino. Oh, qui c'è una cassa, qua c'è un'altra cassa. No, non c'è. Ci sono dei fili dentro, vabbè, inizio proprio. Vabbè, lasciamo stare. Allora, di qua mi sembra che non c'è un cavolo. Ok, c'è un interiore. Raga, fermi tutti. Ma secondo piano? Ragazzi, c'è un intruso. No, ma cioè, questo qua è il secondo piano, ma non è il secondo livello, capito? Ma era qua, ragazzi, qua. Dov'è? Vedete, era qua, esattamente qua. In questo punto esatto. Stava lui. All'inizio pensavo che fosse magari non so, una macchia nera, sempre sul muro ci sta.
Poi invece vedendolo meglio, allora, ovviamente stavo cercando qualcosa negli intorni per vedere se c'era qualche allora, cosa andiamo strano. Nel secondo piano, perché qua c'è una scalinata per andare al secondo piano, però non è il secondo livello appunto come ho già detto. Perché il secondo livello è fatto in modo diverso, è un tipo di mattoni dovrebbero esserci, quindi questa è proprio un'altra zona di questo piano. Però c'è l'intruso, sotto le scale. L'ho visto. Sotto le scale. Dove? Esatto, sì. È scomparso subito. Sperando. Era qui, era esattamente in questo punto, dove sono io attualmente. No, ma quante volte appare questo robo? Oh, ecco lì, è di nuovo là, scomparso. Dio mio. Lì ti lo lascia, nel dubbio. Ma tanto non morirà mai, cioè. Beh, che lo sai, è meglio provare, no? Cioè, che fai se lo vedi avanti? Ma non c'è niente. È vuoto, ma sono tutti uguali. Siamo tutti quella birra. Un altro portale. Beh, a sto punto. A sto punto. Ma in realtà non lo so perché. Andiamo a vedere. Andiamo. Eccomi. No. Io sono sempre nella zona primaria, ma in una zona tipo senza luce. Con un anche io in terra. Io sono nella zona secondaria. Io sono in una stanza chiusa. Anch'io. Chiusa? Vedo un nome, di qualcuno. Io sono da solo, raga. Oh, anch'io sono da solo. Ma ci sono gli Enderman da me, no. No, raga, io sono in una stanza piena di pietra, prova a rompere la mano. Magari ce l'ho fatta. Allora, rotto, no, ci sono. Io sono nella stessa zona di prima, sono nel livello base. Ma anch'io sono a stanza portale. Identico a prima. Aspetta, vedo qualcuno, chi è? Guardate sotto che ci sono io sotto. Ok, vi vedo. È vero. Sotto un portale, comunque. Scendiamo, ragazzi. Lo provo io a salire. Aspetta, sì, mi sa che qua possono spaccare. Ok, facciamo cosa? Fanno così perché... Io cerco qualcosa in giro. Gaiko, in realtà noi siamo tutti insieme, manchi solo te. Esatto. Sono sotto qua. Però non ti vediamo. Scendiamo noi? Sei te, ciao! Ma raga, ho scoperto una cosa importantissima. Allora, questi blocchi qua di legno danno del legno, oltre alla carta. Perfetto. Quindi potete romperli naturalmente. Ah, danno del legno? Sì, è vero, le oak. Buonoso, perfetto. Okay. Allora, sì, proprio... No, mi sa che ho visto l'intruso cadere, raga. No, come? Non mi sono immaginato, non lo so, perché potrebbe essere il nome. Vabbè, allora andiamo qua avanti, tanto l'ignora non ci serve, venite. Solo io. Ok. Vorrei dire di correre, perché vedete che qua è tutto diverso, è tutto rotto. Poi è pieno di macchie. Eccolo di nuovo là. È pieno di macchie. C'è pure un Enderman qua. Madonna. Messo è pieno di Enderman, è pieno letteralmente. C'è una cosa importante che non mi torna. Allora, delle background dicono che delle luci comunque ci devono essere per forza che funzionano. Cioè, ci dovrebbero essere delle luci, perché qua è buio. Sembra tipo abbandonato. Ma questa qua cos'è? Non è sono le luci. Vedi che però che non funzionano. Ma perché non funziona? Cioè, non... Perché magari qualcuno che è venuto qua ha in qualche modo le ha staccate. Non lo so. Non lo so, perché effettivamente sembra molto strano, sembra più abbandonata delle altre zone. Sì, ma se uno fosse venuto qua avesse staccato le luci, non avrebbe comunque senso, perché non vedrebbe. Sì, esatto. Oh no, c'è un'altra scalinata, ma c'è pure un Enderman. Allora, evitiamo gli Enderman. Sì, esatto, lasciamoli stare. No, è pieno. Oddio! Ok, non l'ho guardato, che fortuna. Ok, qua c'è di nuovo la luce. Allora, adesso dobbiamo correre, perché dobbiamo trovare... Ma questa è la zona di prima. Un altro portale, perché secondo me prima... Lo sapete perché mi ha portato in quella zona? Perché eravamo nel secondo piano del primo livello, capito? Quindi magari non ci ha portato nella nuova zona. Ah, cioè, sai che può essere? Quindi quello non era un portale ufficiale, ecco. Mi sa che ti ha perso. Esatto, c'è un problema. Mi sa che ti ha perso. Come ci hai perso? Sto cercando una via di uscita, non vi preoccupate. Tra poco ci sono, ok, ci sono quasi, ok, vi vedo. Secondo, sto arrivando, dove sei? Sei per caso ancora nel coso sotto, nel livello sotto? No, sono salito dalle scale. Ah, ok. Ci sono, ecco, vi vedo, sono qua. Ok, perfetto. Qua sono qua, tranquillo. Beh, andiamo allora. Qua c'è un altro piano, però. Qua c'è una cassa. Gli Enderman li ho superati in modo difficile. Con un jukebox. Un jukebox. Dove sei? Ah, guarda qua. No, aspetta. Non c'è. Sì, c'è un jukebox. È una spada. C'è una spada, un coltello. Ma c'è un disco?
No, nessun disco, soltanto jukebox. Vabbè, continuiamo a sentire, perché tanto qua... Non so, cioè, non... probabilmente ci vogliono anche più video, perché qua non c'è niente. Perché ho debolezza? Avevo debolezza per un po' di tempo, vabbè. Non c'è gli effetti nel background, ovviamente. Beh, sai che vedere sempre giallo, bianco, insomma, entro nella stanza deve essere terribile. Esatto. Raga, non so, io sto cercando un pochino in giro. Abbiamo perso le scale, Giacomo. Ma ci sono delle scale per salire ancora più su. Eccole. Qua ci sono delle scale per salire ancora più su. Sì, ma io non voglio andare nelle scale, ma non so le stesse scale di prima. Per salire su, no. Sì, sa. C'è una cassa con un elmetto. C'è un disco. Mi date il jukebox? L'avete portato dietro? In realtà io t'ho perso. Sono canalino, ma non ti vediamo. Dove sei? Tornate indietro e salite le scale. Spellino, forse li vedo. Sono però molto lontani. Allora. Un secondo che sto morendo di fame. Come è mai possibile? Allora, ma sembra che tipo la fame va qua più... c'è il portale, ok. Datemi il jukebox, per favore. No. Ma? No, cos'è sta cosa? Una musica veramente... Raga, no, questa è la musica che descrivono le background. Cioè, però allora, è la ufficiale. Sì, sì, è quella che hanno pensato che fosse quella della background. È apparso l'intruso qua prima. Ma io infatti ho visto qualcosa di nero, però non sta manco concentrando. Vabbè, portiamocelo via allora. Sì, però non la mettiamo, che potrebbe fare dietro. No, come la dietro? Oddio, dietro di noi. Dov'è? Io. No, allora, ormai proprio manco lo considero più. Allora, proviamo a entrare di nuovo nel portale, ok? Perfetto, ci sono. Sono Anche sono in un punto totalmente buio. Oh, ho effetto di cecità e non vedo niente. Ok, dove siete? Perché io non ce so, non ho idea. Ti vedo. No, questo è il nonno, no, aspetta. No, vedo una persona, vedo Lena forse. Allora, ma siete in una zona con la luce voi? Sì. Io allora sì, prova a venire verso io vedo qualcuno. Vedo da me è pieno di silverfish. Sì, anche qua è pieno. Che qua, mi sono finito nel buio, ho trovato un portale. Io mi devo ritrovare adesso. Dove c'è una cassa. Ok, vedo Giacomo. Ok. Ci siamo? Ciao. Ah, ok, perfetto. Ma perché spawno sempre sotto? Qua non è per niente illuminato comunque. Ah, c'è un altro portale. Infatti qua non è illuminato. Ma è l'unica parte, mi sa. Sì. Ma non c'è volta non fa tipo delle torce, non abbiamo qualche cosa? Non l'abbiamo fatta. Allora, aspettate che prendo dei blocchi e poi vengo da voi. Così prendo un blocco che... Ma chi è giù? Sono io. Geico. Ah, già, comunque. Cosa piazzate? Qua sopra c'è anche una chest, quindi ti aspettiamo. Controllate cosa c'è dentro, perché anche io c'è un disco. It's been so long. Tipo. Cioè, è passato così tanto tempo, è stato così tanto tempo che qua dentro qualcuno ha fatto questo disco. Questo rispetto all'altra sembra tipo più allegro. Però anche tanto comunque. Ma questo è inquietantissimo, questo è troppo. Togliamo sto disco, perché... cioè sembra fin troppo allegra, veramente. Infatti non mi piace. Al massimo torneremo a fare un secondo video, cioè di nuovo l'effetto, perché qua non... cioè dura fin troppo, ok? Perché allora, di là non abbiamo trovato niente, solo delle casse. Mentre ad sto piano non c'è nulla, ci sono solo mostri. Sinceramente io direi che ci torniamo, perché è abbastanza interessante. Qua abbiamo anche già il piano, cioè il portale per forse il prossimo piano, il prossimo livello. E quindi niente, ci vediamo e torneremo qua, perché è molto interessante.